La sensazione che la situazione stia sfuggendo di mano ormai è più che una sensazione. I contagi aumentano e nemmeno la zona rossa sembra riuscire a frenare la corsa del virus e delle sue varianti, che dilagano nell'area metropolitana Pescara-Chieti, rendendola caso nazionale. Le inchieste sulla gestione dell'emergenza si moltiplicano, prima quella sui dati della pandemia, necessari per elaborare colori e restrizioni. L'ipotesi di reato qui, da parte della Procura di Pescara, è omissione di atti d'ufficio. Sabato poi è arrivata anche la figuraccia del Palabecci di Pescara, con il personale docente over 55 chiamato a vaccinarsi e in fretta e furia rimandato a casa per una fantomatica mancata circolare ministeriale che autorizzasse la somministrazione del siero AstraZeneca per quella fascia d'età. Anche qui si indaga, perché il sospetto è che quelle dosi, nella migliore delle ipotesi, siano state sprecate o che peggio siano andate agli amici degli amici, chiarirà la magistratura. C'è poi tutta la querelle su quanti vaccini sono stati fatti, pochi secondo l'opposizione in consiglio regionale, che sbandiera dati da ultimo posto in Italia. No, siamo tredicesimi, ribatte l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, che invita a non fare polemiche e classifiche. C'è poi un'altra granata pronta a scoppiare, che però presto potrebbe rivelarsi una vera e propria bomba nucleare, una voragine nei conti della sanità da 90 milioni di euro. Sui nostri ospedali dunque torna ad aleggiare lo spettro del commissariamento, che agli abruzzesi non evoca bei ricordi, per i 9 lunghi anni di lacrime, sangue e tagli che stiamo pagando tutti, soprattutto adesso nel pieno della pandemia. A tutto questo c'è da sommare il caos nella ASL aquilana, dove il manager Testa è stato sfiduciato dallo stesso centrodestra che lo ha nominato per i ritardi nel piano di adeguamento degli ospedali, e il Covid Hospital di Pescara ormai dichiarato pieno. Insomma, non c'è da dormire sonni tranquilli, con un Abruzzo a metà tra il rosso e l'arancione, con ordinanze che vietano assembramenti che però si verificano ugualmente, con i tamponi molecolari che faticano a seguire il virus e con i rapidi in uso in Abruzzo, sui quali i consiglieri regionali pentastellati hanno sollevato dubbi sulla qualità degli approvvigionamenti e sulla sensibilità dei test, che sarebbe inferiore a quella consigliata dal Ministero. Ad un anno dall'inizio della pandemia i bonus sono finiti, così come gli sconti per inesperienza sulla sua gestione. Se si chiede, come giusto e sacrosanto, responsabilità alla cittadinanza e se ne chiede di più e molta di più alla politica e a chi governa la regione. Il tempo sta per terminare ed occorre una strategia certa per vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile, l'unica strada per uscire fuori dal tunnel del virus e della crisi economica. Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo andando a Celano. Torneremo sul Covid più tardi, perché l'inchiesta denominata Acqua Fresca ha decapitato il comune. In carcere l'ex deputato Filippo Piccone, ai domiciliari altri 7, tra cui l'attuale sindaco Settimio Santilli. 25 le persone coinvolte tra amministratori e imprenditori. Secondo la procura di Avezzano sono state turbate numerose procedure di gara, pilotando l'affidamento di appalti per l'esecuzione di lavori, progettazioni e servizi per 13 milioni di euro. La procura parla di un sistema clientelare fondato su amicizie e conoscenze. Il servizio è di Paolo Renzetti. Decapitata l'amministrazione comunale di Celano con l'operazione denominata Acqua Fresca all'alba di oggi. Sono infatti state eseguite tra le province di L'Aquila, Pescara, Roma e Teramo 25 misure cautelari ed interdittive nei confronti di amministratori, professionisti ed imprenditori. Delle persone coinvolte nella maxi retata dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila per reati contro la pubblica amministrazione nel comune marsicano, 8 sono state colpite da misure di restrizione della libertà. Il vice sindaco Filippo Piccone, più volte parlamentare ed ex consigliere regionale azzurro in Abruzzo, in carcere, mentre il sindaco Settimio Santilli di Fratelli d'Italia è ai domiciliari. Piccone, politico e imprenditore, è stato più volte sindaco e proprio a Celano ha costruito la sua carriera politica, che nel maggio del 2019 lo ha portato a sfiorare l'elezione al Parlamento europeo. Nell'ambito dell'inchiesta ai domiciliari, oltre al sindaco, sono finiti il segretario comunale Giampiero Attili e i dirigenti Daniela Di
Vicenzo, Luigi Aratari e Walter Specchio, quest'ultimo già coinvolto in un'inchiesta su irregolarità negli appalti per le scuole ai tempi in cui era direttore generale della provincia dell'Aquila. Agli arresti domiciliari anche gli imprenditori Goffredo Mascitti e Livio Paris. A carico delle 25 persone finite sotto inchiesta a vario titolo, le accuse sono quelle di induzione indebita a dare o promettere utilità, ex concussione, istigazione alla corruzione, turbata libertà nella scelta del contraente, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, falsità ideologica, turbata libertà degli incanti e tentato peculato. Sono complessivamente 56 gli indagati. Tra le 56 persone coinvolte, 25, come detto, sono state raggiunte da misure cautelari. Alle 8, tra domiciliari e carcere, tra cui dirigenti del comune e imprenditori, si aggiungono due che riguardano l'assessore allo sport del comune di Celano, Barbara Marianetti, ed Ezio Cicciotti, vice sindaco nella precedente amministrazione, che hanno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le restanti 15 misure sono relative al divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali e riguardano imprenditori e professionisti non solo di Celano, ma anche dell'Aquila, Roma e Pescara. Si tratta di Franco Felli, architetto di Avezzano, Luca Piccirillo, architetto di Avezzano, Carmine La Stella, imprenditore di Avezzano, Claudia Stornelli, architetto di Avezzano, Roberto Tonelli, ingegnere di Avezzano, Lucio Zazzara, architetto di Torre dei Passeri, Giovanni Maceroni, imprenditore marsicano, Valeria Pacchiarotta, architetto di Celano, Andrea Pandolfi, ingegnere di Avezzano, Francesco Stornelli, ingegnere di Avezzano, Fabrizio Confortini, ingegnere di Pescara, Eugenio Russo, ingegnere di Roma, Leonardo Gatti, ingegnere di Formello, in provincia di Roma, Vincenzo Santilli, ingegnere di San Benedetto dei Marsi, Sergio Rossi, imprenditore dell'Aquila. Le misure cautelari dell'operazione condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri dell'Aquila, guidati dal colonnello Nazareno Sant'Antonio, sono state firmate dal GIP del Tribunale di Avezzano Maria Proia su richiesta del PM della Procura Marsicana Andrea Padalino. Nell'esecuzione delle misure cautelari sono stati coinvolti un centinaio di militari dell'Arma. E noi proseguiamo con il nostro telegiornale, voltiamo pagina, ci spostiamo ad Avezzano, dove saluto e ringrazio il nostro Paolo Renzetti, perché tra poco alle ore 15 ci saranno le esequie dei 4 escursionisti che hanno trovato la morte sul Monte Velino. Linea a te, Paolo. Sì, grazie Alfredo, buongiorno, buongiorno da Avezzano, siamo nei pressi della cattedrale del Duomo della città marsicana, dove tra poco alle 15 ci saranno le esequie dei 4 escursionisti scomparsi che hanno perso la vita sul Monte Velino. I 4 sono Valerio Mella, 25 anni, Gianmarco Degni di 26 anni, Tonino Durante di 60 anni e Gianmauro Fabrotta di 33 anni, scomparsi in seguito al la valanga che li ha travolti proprio mentre si trovavano sul Monte Velino. Una tragedia che ha scosso non solo la comunità marsicana ma tutta la nostra regione, tutto l'Abruzzo, e oggi ci sarà davvero tutta la regione al fianco dei parenti delle vittime, e ci sarà anche il presidente della regione Marco Marsiglio con il confalone della nostra regione, che è listato a lutto proprio per questa giornata, una giornata di lutto cittadino ad Avezzano, negozi chiusi, saracinesche abbassate. Sarà così anche nel capoluogo di regione all'Aquila. L'iniziativa di Conflavoro, che è stata pienamente condivisa anche dal primo cittadino dell'Aquila, e dunque oggi dalle 15 nel momento in cui inizieranno i funerali, le esequie nella cattedrale di Avezzano, proprio alle mie spalle verranno abbassate le saracinesche dei negozi anche nel capoluogo di regione. Una giornata di lutto ad Avezzano dopo quanto accaduto in 27 giorni lunghissimi, 27 giorni di ricerche che hanno visto impegnati centinaia di soccorritori alla ricerca di Valeria Mella, di Gianmarco Degni, come detto, di Tonino Durante, di Gianmauro Fabrotta.
cittadini di Avezzano molto conosciuti in città, famiglie che da sempre vivono proprio nella città marsicana, ed è stato un dolore, lo ha detto più volte anche il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio, troppo grande per Avezzano che ha sperato fino all'ultimo nel miracolo. E come detto, le ricerche dei quattro escursionisti sono andate avanti per 27 giorni, dei quattro si persero le tracce il 24 gennaio scorso, ricerche tra l'altro complicate anche dal maltempo, dalla neve, dalla nebbia e dal vento che per più giorni hanno imperversato proprio nella zona dove si sono concentrate le ricerche. E oggi ci sarà l'ultimo saluto, tra pochi minuti inizieranno le esequie, da ieri la camera ardente proprio all'interno della cattedrale, dove solo poche persone oggi potranno trovar posto per assistere alle esequie, ovviamente misure di sicurezza rigorose anche per il rispetto delle norme Covid. Stanno arrivando proprio alle mie spalle, li potete vedere anche grazie alle immagini di Loris Bennato, tantissimi cittadini di Avezzano, c'è un grande spiegamento di forze dell'ordine, la protezione civile a sorvegliare proprio la zona, ad essere al fianco proprio della cittadinanza, tantissime le autorità presenti, come detto ci sarà il presidente della regione Marco Marsiglio, ma ci saranno tantissimi amministratori di tanti comuni abruzzesi. E noi questa mattina abbiamo ascoltato proprio il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio, che commosso ha ricordato proprio i quattro cittadini di Avezzano scomparsi. Si lavorerà già da domani per far sì che possano essere ricordati per sempre proprio nella città di Avezzano. Se la regia è pronta possiamo vedere il contributo filmato con l'intervista al primo cittadino di Avezzano. Avezzano oggi è l'epicentro del dolore, l'epicentro di questa situazione che ha creato scompiglio a tutta la regione. La Marsica è veramente in ginocchio, come chiaramente mi viene da tanti messaggi di tanti sindaci di Sulmona, L'Aquila ed altri che hanno manifestato la loro solidarietà. Quindi questo è un giorno di dolore di tutti. Di tutti, quindi dobbiamo fare un segnale di ricordo per essere vicini in questo modo al ricordo loro e essere vicini alle famiglie che veramente sono distrutte. Io cogliere l'occasione per essere orgoglioso della mia città e della mia terra, perché c'è stata una compostezza di tutti coloro che hanno voluto dare l'ultimo saluto alle salme, con una compostezza e con un dolore che però veramente hanno dimostrato di essere vicini e abbracciati alle famiglie nel rispetto anche delle regole. Sono stati 27 giorni duri, difficili, di dolore, eppure tutti hanno sperato fino all'ultimo nel miracolo. Sì, la speranza era sempre l'ultima a morire, però io ringrazio Dio che proprio per la nostra testardaggine, il grande valore che hanno poi dimostrato i soccorritori, si è andato avanti e non potendolo ritrovare vivi almeno sono stati ritrovati i corpi e che oggi possono essere onorati. Sono famiglie conosciutissime da Avezzano, sono giovani che erano non solo amanti della montagna ma erano amanti della società civile, erano presenti in città. Giusto ricordare, sindaco, anche il grande lavoro che hanno fatto per 27 giorni i soccorritori, un lavoro instancabile anche in condizioni meteo difficili. Ma è proprio questo che abbiamo apprezzato e abbiamo detto in tutti i modi possibili. Sono stati i primi di tutti i familiari, c'è stata l'amministrazione, ci sono stati i soccorritori, c'è stata la comunità, c'è stata insomma la stampa, che la devo ringraziare in questa sede, che hanno sempre tenuto alta la visibilità e l'attenzione su questo evento, e proprio per questo si è seguitati, si è continuato, anche rischiando la vita i soccorritori, ma ripeto, alla fine siamo riusciti a ritirarli fuori. E
Torniamo ad Avezzano, torniamo sempre dall'esterno della cattedrale di Avezzano. Come detto, alle 15 ci saranno i funerali. Abbiamo ascoltato, abbiamo visto il commosso ricordo del sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio dei 4 escursionisti scomparsi. Li vogliamo ricordare ancora una volta: Valeria Mella, 25 anni, Gianmarco Degni di 26 anni, Tonino Durante di 60 anni e Gianmauro Frabotta di 33 anni. Come ha detto il sindaco, si lavorerà per far sì che questi quattro cittadini di Avezzano saranno per sempre ricordati dalla cittadinanza, cittadinanza che oggi si stringerà, come detto, attorno al fianco dei parenti. Stanno continuando ad arrivare cittadini, persone qui proprio nei pressi della cattedrale, in tanti dovranno restare fuori proprio anche per far sì che siano rispettate le norme anti-Covid. Lo ricordiamo, lo abbiamo detto anche prima, ci sarà anche il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio. Se non ci sono domande, Alfredo, da Avezzano è tutto, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica, linea che può tornare allo studio. Sì, grazie, grazie a Paolo Renzetti e a Loris Bennato. Vi aggiungo inoltre che attorno alle ore 15 sul nostro secondo canale TV6 On Air, canale 287, sarà possibile seguire la diretta delle esequie. Telecamere che, non l'ha detto Paolo ma lo aggiungo io, non possono entrare all'interno della cattedrale, ci sarà dunque un service unico che fornirà le immagini delle esequie. E noi adesso cambiamo argomento, torniamo al Covid. A Chieti il sindaco Diego Ferrara, preoccupato per l'aumento esponenziale, così lo definisce, dei contagi nella sua città, annuncia nuove ordinanze restrittive a partire dalle scuole e dagli assembramenti. Il primo cittadino raccomanda di non uscire di casa se non necessario. Lo ascoltiamo. I contagi stanno crescendo in modo esponenziale, soprattutto nella nostra area urbana. Ieri il Palatricalle, dove si effettuano i tamponi molecolari, ha registrato su 280 tamponi 89 positivi, 89 quindi contagiati, ben al di sopra di tutte le aspettative peggiori. Chi ha avuto modo di passeggiare o comunque di attraversare le nostre strade cittadine sabato e domenica ha potuto constatare un aumento incredibile di persone che, non curanti del pericolo, continuano a far finta che nulla stia accadendo. È l'unica città, Chieti, oggi che ha un trend di ascesa dei contagi superiore a tutti i paesi che ci circondano. Sarò costretto a fare delle ordinanze, non solo di procrastinare e prolungare la chiusura delle scuole, ma anche le piazze, le strade e i punti di ritrovo e di incontro dei cittadini. Adesso non è più il momento di scherzare. Continuo a raccomandare la massima prudenza. Non uscite di casa se non per motivi impellenti e speriamo di cavarcela nel miglior modo possibile. Adesso la politica è ancora fonte di polemiche, la decisione del sindaco di Giulianova Ivan Costantini di aderire alla Lega di Salvini. Durissimo l'affondo di Manola Di Pasquale, presidente del PD Abruzzo, che critica soprattutto il doppio ruolo che da oggi riveste Costantini come primo cittadino e come dirigente di un partito. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Non si placano le polemiche sulla scelta del sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, ormai ex civico, che ha annunciato pubblicamente di aderire alla Lega di Salvini. Una decisione che ha innescato un clima di odio e violenza, poche volte riscontrato nel comune rivierasco. Dure anche le critiche dai rappresentanti della Lega all'opposizione in Consiglio Comunale di Giulianova e dagli esponenti degli altri partiti.
ma si sa che con una nuova legge elettorale all'orizzonte che prevede il sistema proporzionale il civismo sarebbe tramontato. E allora perché fa tanto scalpore la scelta di un partito da parte di Costantini? Non è la scelta del partito, è il momento in cui ha effettuato la scelta. Io penso che lui dovesse essere corretto verso i cittadini, si è presentato come un candidato sindaco civico, oggi la città invece si ritrova un candidato sindaco iscritto alla Lega, ma non tanto come semplice aderente, ma quale dirigente, quindi che lavora per accrescere il consenso della Lega stessa, utilizzando anche il ruolo di primo cittadino che ha. E io penso che l'elettore dovesse essere a conoscenza di ciò, la partecipazione ad un partito è la scelta di un modo di far politica, di progetti politici e anche di valori, quindi di come si presenti davanti a alcuni problemi. Ma è giusto demonizzare la scelta di un partito? No, assolutamente, io penso che oltretutto andiamo sempre più verso un sistema elettorale proporzionale, io ho sempre scelto di stare all'interno di un partito, il civismo con i movimenti hanno una durata temporale, basta pensare al Movimento 5 Stelle, se si vuole essere governo bisogna comunque essere all'interno di strutture organizzate come i partiti, se si voleva far parte della Lega bisognava dirlo, oltretutto nel comune di Giulianova la Lega fa maggioranza e opposizione, un po' come si vede verifica anche nella maggioranza regionale di Marsiglio, dove la Lega sta con Marsiglio, ma poi gli fa l'opposizione. Come valuta la protesta a Giulianova, questa protesta un po' troppo rumorosa forse? No, intanto sono contrario alle proteste con violenza, assolutamente queste non le condivido mai e credo che bisogna sempre dire in maniera negativa una protesta fatta con violenza. La libertà di pensiero è dire quello che si pensa in maniera civile, molto chiara e giusta, ed è giusta anche da parte di quell'elettore che ha votato Costantini pensando che fosse un civismo che si richiamasse ad alcuni valori e oggi si ne ritrova altri. E a proposito di quanto sta accadendo a Giulianova, si consuma con l'autosospensione dalla Lega la spaccatura all'interno del Carroccio Giugliese dopo l'ingresso appunto del sindaco Costantini. Pietro Tribuiani e Gianni Mastrilli infatti con una lettera aperta al coordinatore regionale del partito Luigi D'Eramo hanno comunicato in via ufficiale il proprio dissenso verso le scelte fatte, dicono in modo totalmente autoritario, senza condividerne tempi e metodi, senza tener conto del consenso dei cittadini che democraticamente si sono espressi. Tribuiani, che è stato anche candidato sindaco per la Lega alle passate elezioni, ballottaggio perso con una manciata di voti, e Mastrilli dunque restano all'opposizione in consiglio comunale. Siamo adesso allo sport col calcio di Serie C in primo piano, pareggio esterno per il Teramo che chiude una settimana da dimenticare contro la Juve Stabia. Le Vespe passano con Borrelli, il Diavolo impatta con Costa Ferrera e ora Paci avrà una settimana intera per preparare la gara del Bonolis contro la Paganese. Vediamo il servizio di Ania Cantagalli. Il Teramo impedisce alla Juve Stabia il sorpasso in classifica, ma rimanda ancora una volta l'appuntamento con la vittoria, soprattutto in trasferta. Almenti finisce 1-1 con gol tutti nella ripresa. Paci torna all'antico, fa rientrare Vitturini e Piacentini dopo aver scontato la giornata di squalifica e conferma il 4-2-3-1 con Pinzauti centravanti ed Ilari, Bombaggi e Costa Ferreira alle sue spalle. La Juve Stabia, colpita da un caso di Covid alla vigilia, si affida a Borrelli e Ripa in avanti, con Fantacci libero di muoversi nei pressi. Al terzo Caldore ha una buona occasione in area, ma spara alto. Dall'altra parte il Teramo gioca complessivamente un buon primo quarto d'ora, salvo poi con il passare dei minuti lasciare possesso alla formazione di Padalino. Al quinto ci prova Arrigoni dalla distanza con tentativo deviato e successiva apprensione nell'area di casa dagli sviluppi dell'angolo. Ripa poco dopo tenta la capocciata che finisce alta. Al nono è ancora Arrigoni a provarci da lontano, sulla scia forse del gol decisivo della gara di andata. Al dodicesimo l'azione migliore del Teramo porta anche all'occasione più importante. Ilari serve Bombaggi che con il mancino impegna Russo in allungo. Al quarto d'ora il Diavolo dialoga nello stretto e Costa Ferreira fa partire dal limite un tiro che si spegne fuori non di molto. Da qui la formazione di Paci lascia mano a mano la fase di possesso e pensa a chiudere i varchi ai padroni di casa. Al ventesimo Caldore ispira Borrelli che impegna centralmente Lewandowski. L'attaccante di proprietà del Pescara ha prima di rientrare negli spogliatoi un paio di opportunità, neutralizzate in ogni caso da Lewandowski e annullate anche da posizioni di fuorigioco.
Riprese subito viva. Scacca Barozzi raccoglie un lancio dalla sinistra, si ritrova tutto solo davanti a Lewandowski che è bravo a chiudergli ogni possibilità di tiro. Qualche istante dopo è Bombaggi a provarci dal limite, con palla che termina al lato di pochissimo. La Juve Stabia passa subito dopo. La difesa del Teramo non è perfetta in impostazione. Ripari con questa palla e Scacca Barozzi stampa il suo tentativo sulla traversa. Borrelli sulla ribattuta raccoglie la sfera e deposita in rete il vantaggio delle Vespe. All'undicesimo però il diavolo pareggia i conti. Bombaggi combatte su un pallone contro due avversari. La difesa di casa non riesce a liberare bene e Costa Ferreira stampa il suo tiro alle spalle di Russo per quello che sarà l'1-1 finale. Il Teramo dopo il pari si fa preferire rispetto ad una Juve Stabia apparsa mano a mano stanca, poiché anche alle prese con 9 indisponibili. Al 19° Esposito sfiora l'autogol per impedire a Pizzauti di arrivare sul pallone. Al 25° Berardocco risponde ed ispira in mezzo per Borrelli che di un soffio non trova l'impatto con il pallone a centro area. Paci manda in campo Di Francesco e Chiermateng e proprio dal primo parte l'azione che mette Pizzauti nelle condizioni di colpire di testa non trovando però la porta. Finisce così con un punto per parte ed un Teramo che adesso guarda al ritorno al Bonolis di domenica prossima per ospitare la Paganese. Ora la Serie D, nessun successo per le formazioni abruzzesi tra sabato e domenica nel girone F. Pareggiano Vastese e Castelnuovo, perde il Giulianova, ma mercoledì si torna in campo col Pineto che però è ancora alle prese con i casi di positività nel gruppo squadra che impediranno il match contro il Castelnuovo. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Nel fine settimana dei tanti pareggi anche le formazioni abruzzesi del girone F di Serie D non fanno eccezione, perché sabato la Vastese ha impattato 0-0 con Rieti, stesso punteggio della gara di andata, un unico sussulto quasi che avrebbe potuto cambiare i destini dell'incontro, il lob di Martiniello finito contro la traversa. Ma questo è un campionato che al netto dei tanti, tantissimi rinvii ancora da giocare, non conosce sosta e mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale con gli aragonesi che saranno impegnati non al Fadì, ma al Castrum di Giulianova contro i giallorossi di Bitetto, unica formazione ad uscire sconfitta da questo turno di campionato. I giuliesi passano in vantaggio con Cesario, appena tornato alla corte della società del presidente Bartolini. La rete del centravanti però è un'illusione, perché i molisani impattano dopo 11 giri di lancette con Salatino e nella ripresa sorpassano con lob di Mele che coglie Amadio impreparato e sorpreso e arrotondano con Minchillo a un quarto d'ora dal triplice fischio. Beh, che si fa? Si deve fare, chiaramente non ci si può allenare più di tanto, bisognerà di volta in volta preparare la partita successiva, sia in base a quelli che sono gli avversari, e i prossimi sono anche avversari abbastanza temibili, vabbè che sono quasi tutte le squadre, le vediamo sempre dal basso, per cui sono sempre squadre importanti rispetto a noi, stando alla classifica, però dobbiamo continuare sempre non a sperare, a cercare veramente di essere sempre più convinti di poter raggiungere la salvezza. Noi ci proveremo con tutte le nostre forze, non ci arrenderemo mai. Io torno a Giulianova dopo un po' di anni, sono stato 3 anni benissimo, lì sono andati a scuola i miei figli, ho ancora 4-5 amici di altissimo livello e dopo 20 anni ci sentiamo ancora, ma non dimentico perché abbiamo fatto anche dei risultati. Impatta il Castelnuovo avanti 2 volte col Fiuggi, ma puntualmente ripreso dall'11 di Beppe Incocciati. Loviso è l'uomo in più dei neroverdi e con la doppietta il centrocampista sale in doppia cifra, ma Gaetani e il rigore di Proia permettono ai laziali di strappare un pareggio, col Castelnuovo che recrimina per un fallo di mano in area di Moriconi che Campagni di Firenze non giudica fallo. Per la squadra di Guido Di Fabio però sarà un mercoledì di riposo, visto che lo scontro del Mariani Pavone di Pineto è stato rinviato per le positività in casa biancazzurra. Indubbiamente è stata una bella partita. Mi sono divertito anch'io perché il Fiuggi è una buona squadra, lo sapevamo, è una squadra che prova sempre a giocare a calcio da dietro e questo naturalmente permette, no, in caso di qualche errore di passaggio, delle ripartenze importanti. Forse l'unica pecca è stata questa da parte nostra, che tutte le occasioni che abbiamo avuto per ripartire, per andare a fargli male, magari siamo stati poco lucidi nell'ultimo passaggio, poco lucidi nella conclusione, però abbiamo avuto le nostre occasioni per vincere la partita, sono stati bravi loro a crederci fino alla fine.
fine un risultato anche giusto, però niente, quello che rimane è un'altra grande e bella prestazione della mia squadra. Ed è proprio il Pineto la formazione che fa più fatica a giocare in questo momento. Prima il rinvio per neve della sfida di Campobasso, ora le positività che impediscono l'esordio di Marco Pomante sulla panchina pinetese e che potrebbe non esserci neppure domenica contro il Vasto Girardi. Stavo pensando anche a quello, è normale che ci aspettiamo che tutti i ragazzi tornano negativi e se ne passa un mese. E quindi andremo a saltare dalle 4 alle 5 partite oltre a quelle che dovremmo rifare. Sai, ripartire il campionato con 9 partite su groppone da recuperare non è facile. Come hai detto tu, poi arrivi a un certo punto che dovresti giocare domenica mercoledì. È vero che io c'ho una rosa ampia, però sai, a livello mentale, a livello fisico ti logora, diciamo. Lavori in un modo la settimana scorsa, poi questa settimana ci sono state 7 positività, sai, ti stravolge un po' la situazione. Sai, noi in questi 7 positivi ci abbiamo 5 under, dobbiamo essere bravi anche poi a far quadrare bene tra virgolette la situazione. Non è facile, però ti dico che sono tranquillo. Chi torna a giocare invece è il Notaresco, che ha saltato la gara di ieri e affronterà al Gudini proprio il Rieti. L'11 di Epifani arriva più fresco all'appuntamento e ha a disposizione la chance di continuare la rincorsa al primato, ma Stefano Campolo, pur non trovando molti sbocchi davanti, ha blindato la difesa e si annuncia una sfida tutta da seguire. Notaresco squadra forte, ma noi siamo abituati a giocare contro tutte le squadre, perché questo è un campionato in cui è complicato ogni gara. Guardate cosa ha fatto il Tolentino contro il Campobasso, per cui di volta in volta andiamo avanti con il lavoro quotidiano, con la volontà di volerci migliorare, ma con tanta, tanta umiltà. È tutto per questa edizione del TG6 che si aggiorna alle ore 19. I nostri servizi tra poco sono on demand su tutte le piattaforme. Vi ricordo questa sera l'appuntamento alle 21 con Replay. Grazie ancora e buona giornata.